Vorremmo innanzitutto congratularci con voi per l'acquisto di Dolphin Diagnostic, il pulitore per piscina che introduce la più avanzata tecnologia di controllo microcomputerizzato per la pulizia totale della piscina. Vi auguriamo tanti anni di piacere con una piscina impeccabilmente pulita ed invitante. La vostra piscina, fonte di piacere, rilassamento ed orgoglio. Ma nessuno desidera nuotare in una piscina sporca. Introducete Dolphin in piscina. Dolphin, il capostipite dei robot pulisci piscina computerizzati. Esistono due tipi di Dolphin Diagnostic: Dolphin Diagnostic 2001 e Dolphin Diagnostic 3001. Queste istruzioni sono valide per entrambi i modelli Diagnostic. Prima di utilizzare uno dei più sofisticati dispositivi per la pulizia della piscina, dedicate un minuto del vostro tempo per seguire le istruzioni. Aprendo la scatola dovreste trovare oltre a Dolphin e carrello di trasporto anche il manuale di istruzioni, la garanzia e questa cassetta video. Il carrello di trasporto Dolphin Caddy è assemblato in fabbrica ad esclusione delle ruote e del manico. Inserite saldamente il gruppo ruota nell'alloggiamento posto nella parte inferiore della base, assicurandovi che sia centrato e con una rondella in plastica per ogni lato. Infilate i due tubi sulle sedi nella torretta allineando i fori laterali ai pulsanti di fermo. Premete verso il basso fino a far scattare i pulsanti dentro ai fori. Infilate i due ganci nella parte superiore dei tubi. Inserite la maniglia e premete verso il basso in modo che le clip di fermo escano all'esterno dei fori in corrispondenza sulla maniglia. Il carrello deve essere inclinato verso dietro fino a far appoggiare le ruote sul terreno e quindi tirato, non spinto. Posizionate il trasformatore a bassissima tensione per uso esterno o il carrello con trasformatore ad almeno 3 metri dal bordo della piscina, assicurandovi che Dolphin possa raggiungere tutte le pareti della vostra piscina. Svitate e rimuovete il cappuccio di protezione della presa sul trasformatore. Inserite la spina del cavo di alimentazione di Dolphin in questa presa ed avvitatela. Inserite la spina del cavo di alimentazione del trasformatore in una presa protetta da un interruttore differenziale. Dolphin è dotato di una maniglia mobile che scorre entro guide poste su ambedue i lati del corpo dell'apparecchio. Per assicurare ottimali risultati di pulizia, questa maniglia deve essere bloccata in posizione diagonale. Per farla scorrere, premere il pulsante e rilasciarlo quando la maniglia si trova in posizione diagonale. La clip bloccherà automaticamente la barra della maniglia. Per evitare attorcigliamenti del cavo, l'inclinazione diagonale della maniglia deve essere invertita ogni volta che usate Dolphin. Ricordatevi della diagonale. Ora Dolphin è pronto per essere messo nella vostra piscina. Immergetelo lentamente in posizione verticale, facendolo oscillare delicatamente per agevolare la fuoriuscita di tutte le bolle d'aria, consentendo a Dolphin di affondare lentamente fino al fondo della piscina. Ora potete premere il pulsante di accensione sul trasformatore. Con la sua azione automatica, il sistema unico di controllo computerizzato di Dolphin compiuta i suoi percorsi, ottimizzando l'efficienza di pulizia in ogni tipo di piscina. Assicuratevi che nessuno entri in piscina durante il funzionamento di Dolphin. Ricordatevi sempre, non far mai funzionare Dolphin fuori dall'acqua, perché ciò può danneggiare le tenute della pompa. Dolphin si spegnerà automaticamente al termine del ciclo operativo. Prima di rimuovere Dolphin dall'acqua, spegnete l'alimentazione del trasformatore. Tirate Dolphin per il cavo con un movimento lento e costante fino a che raggiunga la superficie. Il vostro Dolphin dovrà essere sollevato dall'acqua per mezzo della maniglia, mai per il cavo. Dopo aver rimosso Dolphin dall'acqua, bisogna lasciarlo sul bordo della piscina per alcuni secondi per consentire lo svuotamento dell'acqua. Appoggiate sempre l'apparecchio su un lato e mai sulle spazzole. Risciacquate immediatamente il sacchetto filtro. Fate scorrere indietro le piastre di bloccaggio per estrarre il coperchio inferiore. Rimuovete le clip del sacchetto filtro e separatelo dal supporto.
svuotate il contenuto nell'immondizia. Rovesciate il sacchetto filtro e sciacquatelo con un getto d'acqua. Potete anche lavarlo in lavatrice utilizzando un programma per tessuti sintetici. Disponete il sacchetto filtro sui supporti metallici di sostegno. Assicuratevi che l'etichetta si trovi sull'esterno e che sia posta in corrispondenza del lato lungo del coperchio inferiore. Infilate nuovamente nell'apparecchio il gruppo coperchio inferiore con un sacco filtro. Fate scorrere nella sede le linguette di bloccaggio. Altre parti che possono aver bisogno di pulizia sono il grigliato interno e le alette della girante. Prima di rimuovere la copertura della girante, assicuratevi che il gruppo di alimentazione sia disinserito. Svitate la protezione della girante per pulire intorno e sotto le alette della girante stessa. Non dimenticate di invertire la posizione diagonale della maniglia prima di riporre Dolphin. Per immagazzinarlo, disponete Dolphin sul carrello, sconnettete il cavo dal trasformatore, arrotolatelo ed appendetelo ai ganci. Dolphin e carrello dovrebbero essere immagazzinati all'ombra, ciò assicurerà un servizio più lungo del vostro pulitore. La temperatura ambiente del luogo di immagazzinaggio dovrebbe sempre essere superiore ai 5 gradi centigradi. Ecco alcuni punti per assicurare al vostro Dolphin ottimali prestazioni. Se il cavo si arrotola anche invertendo la posizione diagonale della maniglia dopo ogni uso, sconnettetelo dal trasformatore. Stendetelo diritto e scuotetelo delicatamente facendolo ruotare per eliminare le torsioni. Se il vostro Dolphin non si arrampica sulle pareti, controllate il sacchetto filtro. Potrebbe essere sovraccarico ed appesantire l'apparecchio, oppure depositi di calcio potrebbero ostruire le maglie del tessuto. Controllate che la girante ed il coprigirante siano puliti. Controllate la temperatura dell'acqua, dovrebbe essere superiore ai 18 gradi centigradi. Sono disponibili spazzole speciali Wonder Brushes per l'uso in piscine con piastrelle ceramiche particolarmente lisce. Se Dolphin si muove troppo lentamente oppure a scatti, dei detriti potrebbero essere interposti tra un cingolo e la ruota. Sollevatelo semplicemente e fate girare il cingolo per esporre e rimuovere i detriti. Queste istruzioni sono valide per entrambi i modelli Diagnostic. Dolphin, il capostipite dei robot pulisci piscina computerizzati.